Buongiorno, buongiorno ancora in chiusura quasi del nostro appuntamento, ma non poteva mancare né Toto Cutugno né tantomeno la rubrica dei consigli utili. Tanto attesa, lo so che non aspettavate altro che questa rubrica, perché ormai è attesissima, perché cerchiamo sempre di trovare dei rimedi utili per delle difficoltà che a volte capitano in cucina o capitano quando dobbiamo pulire qualcosa nello specifico. Per esempio, oggi parliamo di come aprire un tappo di un barattolo duro, perché ci sono quelle volte che dobbiamo aprire un barattolo e non riusciamo neanche Hulk praticamente, e sapete come si può fare? Con il naso adesivo oppure con l'acqua calda. Ebbene sì, come? Allora, quando il tappo del barattolo non si svita neanche se ci mettete tutta l'anima e diventate anche verdi in viso, parte la fantasia e si cercano di immaginare a quel punto tutte le tecniche possibili. A me capita spesso, è capitato diverse volte, sono sicura anche a voi. Ecco, squillatemi se vi è capitato almeno una volta di non riuscire a aprire il barattolo. 380 19 33 500, ecco, sono sicura che arriveranno 1,5 milioni di squilli. Allora, come si fa? Mi hanno consigliato due trucchi ben precisi. Uno è usare appunto il nastro adesivo oppure l'acqua calda. Con il nastro adesivo basta posizionare il nastro adesivo coprendo, ecco, è arrivato lo squillo, il primo, ne ero sicura, coprendo la metà destra del tappo da dietro ad avanti e lasciando verso di voi un margine di nastro che avanza almeno più o meno 4-5 cm. A quel punto tirate la parte di nastro che avanza e il tappo si aprirà come per magia. Che bellezza! Un altro trucchetto è quello di riempire una ciotola o un piatto con dell'acqua calda, immergere il tappo del barattolo per circa 60 secondi e anche in questo caso magicamente, addio barattoli noiosi, potremo mangiare i nostri le olive, i sottacetini oppure altra roba che sta chiusa praticamente in un tappo. Poi quando avete quella voglia pazzesca di mangiare dei sottaceti e non riuscite a aprire il tappo e avete voglia di mangiare questi sottaceti e in quel momento non sapete, mi viene proprio di spaccare il tappo, il barattolo, ma se spaccate il barattolo poi tutti i sottacetini si riempiono di vetro, cadono a terra, insomma un disastro. Adesso avete il rimedio giusto per aprire un barattolo duro, e con i rimedi a stelle di giorno è possibile anche questo, tanto che Noemi ha deciso di fare proprio una canzone per i suoi rimedi invece.